Va bene, allora possiamo cominciare. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti in un momento, in una giornata feriale. Ringrazio anche e saluto la cittadinanza di Santa Teresa, anche nella persona del sindaco De Luca. Mi atterrò rigidamente al tempo che mi è stato assegnato, perché mi è stato fatto obbligo di non sforare le ore 20:30 appena il distacco della luce. Sicuramente non avverrà questo, perché finirò prima. E consentitemi una nota polemica: io conosco da tanto tempo il vostro sindaco e, al di là delle divergenze politiche, è una persona per bene, e quindi fosse stato presente lui non avrebbe consentito che qualcuno utilizzasse queste improvvide proprio minacce, che non fanno parte, proprio non fanno onore nemmeno alla democrazia. E dunque assolvo sin da ora sicuramente il sindaco De Luca, che è molto, ma si sa, gli inservienti poi a volte sono molto più zelanti dei padroni. Chiudo questa parentesi salutando sinceramente tutti voi per essere venuti e spiegando perché la democrazia non può sopportare orari, nel senso che uno non è che può parlare 2 ore, 3 ore di fila, ma imporre così in maniera improvvida queste specie di tagliole non fa onore sicuramente alla democrazia. Ma chiudiamola qua. Perché mi sono candidato con Rosario Crocetta? È giusto che lo spieghi. Io conosco Rosario Crocetta da tanto tempo, da parecchi anni, ed è una persona, a mio avviso, fuori dal comune. Fuori dal comune perché lui è stato la persona che ha tentato e ci è riuscito di riportare la legalità a Gela. Gela è, come sapete, la 7ª o 8ª città della Sicilia, circa 80.000 abitanti, addirittura è più grande di Caltanissetta, e là vi era un solo padrone, la mafia che gestiva tutto, gestiva primariamente il municipio, gestiva gli affari, pubblici e gli affari privati, e questo aveva addirittura truccato le elezioni, tant'è che in prima battuta Rosario Crocetta era risultato perdente per 150 voti, e quando poi dei giudici terzi hanno trovato a riscontrare le schede, hanno visto che aveva vinto per 600 voti, e quindi già partì la mafia capendo, intuendo che questo poteva rappresentare un pericolo mortale. E lui, in maniera facendoci scudo della legge, dell'applicazione delle regole di cui parlerò questa sera, come primo gesto licenziò il capo dell'ufficio tecnico che era colluso con la mafia. Dopodiché licenziò tutti quelli che si frapponevano tra l'esercizio della legalità e l'esercizio invece del malgoverno e del malaffare. E quindi cominciò una grande battaglia. Pensate un po' che era un fatto inaudito, ma avveniva regolarmente a Gela che le gare d'appalto venissero presidiate dai carabinieri, dalla questura, dalla guardia di finanza, cioè dallo Stato. Finalmente lo Stato si era fatto vedere in tutta la sua imponenza, e questi malfattori, questi sanguinari, Gela, se ricordate, 10 anni fa era un campo di battaglia, morivano a decine, ragazzini, persone adulte, non c'era negozio che non pagasse il pizzo, che non venisse taglieggiato, e lui piano piano riportò la legalità all'interno della città. Grazie a lui, attraverso la sua opera instancabile di ripristino della legalità, circa 950 mafiosi vennero assicurati alla giustizia, vennero arrestati. Ovviamente non è che il fenomeno scomparve dall'oggi al domani, ma la mafia ricevette una durissima botta, tanto forte che condannò Rosario Crocetta a morte. Tant'è che da quel momento, da 10 anni a questa parte, Crocetta vive blindato. Sostanzialmente io ho il piacere di fare il comizio davanti a voi tutti a Santa Teresa, lui lo deve fare in condizioni di sicurezza, deve arrivare scortato, non può andare sicuramente al bar o a mangiare una pizza o a fare le cose che noi comune persone riusciamo a fare tutti i giorni senza che la nostra vita venga messa a repentaglio. Quindi questo è il prezzo che ha dovuto pagare
per tentare, riuscendoci, di riportare la legalità. E la legalità non l'ha portata con una bacchetta magica, non è stato un taumaturgo, è stato un uomo financo cocciuto, ostinato, che ha preteso che le regole che lo Stato aveva date, che sono le regole della democrazia e della legalità, venissero applicate financo a Gela. E sono state applicate. E mano a mano che venivano applicate, i mafiosi venivano espulsi dai processi infetti che avevano loro stesso generati. Poi nel 2009 è stato eletto deputato europeo e uno dei più stimati deputati eurodeputati, fa parte della Commissione Antimafia Europea, che è una grande conquista. Voi pensate che la mafia si pensava nella vulgata popolare che fosse semplicemente un fatto del meridione, questo meridione. Invece la mafia si è attrezzata bene e ha cominciato a espandere i propri gangli, tant'è che, per non andare tanto lontani dalla nostra Italia, la Lombardia è infetta sino al massimo livello dai tentacoli della mafia. Lo è anche, lo comincia a essere il Piemonte, lo comincia a essere il Veneto. Perché? Perché la mafia muove centinaia di miliardi di euro e è molto facile, muovendo centinaia di miliardi di euro, corrompere anche coloro che per istituzione dovrebbero essere al servizio dello Stato e dovrebbero operare azioni di contrasto alla stessa mafia. E guardate che quando poi si ha, come si dice dalla nostra parte, l'acqua dentro, è chiaro che è un problema grave. E allora, grazie a lui, è stata istituita a livello europeo la Commissione Antimafia Europea, di cui lui è vicepresidente. Quindi persona stimata, persona che ha grandi relazioni internazionali. E io l'ho invitato qualche volta, quando ero presidente dell'Unione dei Comuni, a Santa Teresa per il patto dei sindaci, che poi brevemente vi dirò che cos'è, e abbiamo intensificato questa nostra conoscenza. Poi sono stato qualche volta a Bruxelles e di tutto si parlava tranne che di una probabile o possibile sua candidatura a presidente della regione e ancor meno di una mia candidatura alle elezioni come candidato per il rinnovo dell'assemblea regionale. Ma poi lui mi ha messo dinanzi a una domanda stringente: Gianni, ma tu, che insieme a me nelle conversazioni private o anche nei convegni parli di legalità, io conto su di te perché sei uno di quelli con cui mi trovo più a mio agio, con cui condivido non solo lo stesso linguaggio ma gli stessi valori, le stesse idealità. E se ti tiri indietro tu, non mi pare che io possa, non perché io rappresenti l'architrave della sua lista, tutt'altro, ma perché in un processo di condivisione tu al momento topico, al momento della scelta, non ti puoi tirare indietro. E quindi per me è stato naturale candidarmi accanto a Rosario Crocetta. Il prezzo che ho pagato è stato durissimo, la giunta mia si è smembrata, due assessori sono andati via, fra qualche settimana verrà discussa una mozione di sfiducia nei miei confronti. Perché? Perché io ho scombaginato e ho scombussolato le carte in tavola, nel senso che ho ritenuto di obbedire alla mia coscienza, al mio modo di pensare. Guardate, io non assolutamente non contesto le scelte degli altri, io le ritengo tutte legittime: Miccichè, Lombardo, Musumeci e tutti gli altri che hanno fatto parte, De Luca. Ognuno crede di poter declinare, di poter provvedere alle esigenze della Sicilia, proprio della Sicilia, secondo il proprio punto di vista, ed è un punto di vista legittimo. Non capisco esattamente perché Gianni Miase, quando pensa che il suo punto di vista legittimo sia quello di stare accanto a Rosario Crocetta, gli si debba muovere la mozione di sfiducia, gli si debba mettere in crisi l'amministrazione comunale. Mi pare che c'è qualcuno che bara giocando e sicuramente non sono io. Io ritengo legittime le posizioni degli altri e pretendo che vengano ritenute legittime le mie posizioni e le mie scelte. E comunque vedremo quello che succederà. Ecco, in sintesi, perché mi sono candidato con Rosario Crocetta e perché porta avanti questa battaglia. La battaglia, vi farò piccoli esempi, perché guardate, a me non va assolutamente, e l'avete visto anche da quello che io ritengo, lo ripeto, lo ribadisco, tutti hanno legittimazione a concorrere
alla presidenza della regione e a fare il deputato dell'assemblea regionale. C'è un arbitro, l'arbitro è il popolo siciliano. Quello che deciderà il popolo siciliano vedremo, e di fronte alla scelta del popolo siciliano ci acquiederemo tutti quanti. Quindi partiamo tutti allo stesso modo, certo chi ha più, come dire, chi ha più seguito dal punto di vista elettorale, chi ne ha di meno. E quindi non mi piace fare un intervento pubblico, un comizio, parlando male di questo, di quello, narrando o prendendomela. Io in comizi fatti da altre persone sono stato oggetto di allusioni o di considerazioni molto pesanti, che io non voglio assolutamente né riprendere né rispondere, perché credo che chi indugia al pettegolezzo, chi ribatte proprio nelle contumelie, si giudichi da se stesso. Io credo che voi, che avete la pazienza di ascoltarmi, vogliate sentire esattamente non gli insulti che io eventualmente mando a chi mi ha insultato, ma vogliate sentire il mio programma. Il mio programma si raggruppa in pochi punti. Il primo punto li metto così alla rinfusa, poi li mettete voi nell'ordine che volete. Quello dei rifiuti. Guardate, questo sistema che io, pesando attentamente le parole, definisco un sistema fortemente opaco e fortemente indirizzato a favorire gli interessi privati, altro che pubblici. Vi spiegherò brevemente perché. È stato concepito questo sistema degli ATO in modo tale che non si faccia la raccolta differenziata. Pensate che tutta questa riforma, ATO significa ambito territoriale ottimale, era stato concepito sulla spinta di una intimazione, direi, dell'Unione Europea, che ci ha detto mille volte: dovete uniformarvi alle tre E, che è efficienza, efficacia, economicità. Efficienza significava che un sistema gestito dai singoli comuni, più o meno arrancante, dovesse essere sostituito da un sistema molto efficiente, cioè da un sistema che spazzava bene le strade, che puliva, che conferiva i rifiuti. Economico. E perché la facciamo la riforma? Perché se paghiamo 10 speriamo di pagare 8 con la riforma. Non è stato così, non è stato così, perché il 10 che pagavamo è diventato 25 o 30. Vi faccio l'esempio: io a Roccolomera avevo un sistema di rifiuti che funzionava a meraviglia con 500.000 euro. Io riuscivo pure a dare, se avessi voluto, un tocco di acqua di lavanda alle strade del mio paese. Le strade erano pulite, i rifiuti venivano conferiti in discarica. Bene, la bolletta, o se volete la fattura, che l'ATO Messina 4 mi invia ogni anno è di 1.050.000 euro, cioè più del doppio, più del doppio. Le strade sono sporche, non siamo riusciti a fare la raccolta differenziata. La raccolta differenziata è del 3%. I miei cittadini, come i cittadini di tutta la Sicilia, si sono schifati alla fine a vedere le campane perennemente, le campane per la plastica, per il vetro, per le lattine, perennemente gonfie, trabordanti, debordanti di lattine, di plastica e di quant'altro, per cui hanno esasperato e smesso di fare la raccolta differenziata. Pensate che la raccolta differenziata nel nostro ambito, nel nostro territorio, è circa il 3-4%, a voler abbondare in qualche comune il 5%. Era stato previsto nel 2005 che entro 2 anni avremmo dovuto raggiungere la quota del 35%, quindi pensate un po', è partita questa riforma nel 2005, nel 2007 avremmo dovuto raggiungere il 35% di raccolta differenziata, e così via via andando, nel 2012 saremmo dovuti arrivare al 65%. Ora vi faccio un esempio semplicissimo. Il mio comune produce, i miei cittadini, 2.600 tonnellate di rifiuti l'anno. Se avessimo seguito la tabella di marcia che c'era stata prefissata e prefigurata dal lato, su 2.600 tonnellate io il 65% sarebbe stato differenziato, quindi plastico con plastica, vetro con vetro, il 35%. Quindi da 2.600 tonnellate io ne avrei inviate in discarica 700-800 tonnellate. 800 tonnellate mi sarebbero costate più o meno 100.000 euro. Adesso il comune di Roccolomera paga 400.000 euro.
Quindi ci sono 300.000 euro che paga, e il Comune di Santa Teresa paga ugualmente in proporzione, se sono il numero degli abitanti di Santa Teresa il doppio di quello di Roccolomiera, ovviamente pagherà ancora il doppio rispetto a questo. E tutta una serie di altre questioni. E perché? Io mi sono chiesto, ma perché mai? E vi porto un altro piccolo esempio. Ad agosto era successa una storia anche assurda, ma al contempo meritevole di attenzione. Cioè gli operai del lato non ricevono lo stipendio e quindi erano lavoratori, stavano scendendo in sciopero come erano scesi in sciopero. Io, prefigurando che sarebbe successo, soprattutto accanto a Mezzagosto, sotto Mezzagosto, un disagio enorme, avevo detto al capo del mio ufficio tecnico: guarda che fai, vedi di chiedere a 8-10 ditte che operano nella provincia di Messina, nella regione siciliana, nel settore dei rifiuti, perché questa ci facciano delle offerte, ci dicono, noi dicevamo, quanto volete per portare un camion da Roccolomiera a Motta Sant'Anastasia, dove c'è la discarica, e a raccoglierlo? E ho detto, piuttosto che fare una cosa, perché come sindaco potevo fare una ordinanza dalla sera alla mattina e spendere pure 1 milione di euro, ma non mi sembra giusto, siccome poi pagano i miei cittadini e pago pure io la raccolta, ebbene prendere in giro delle richieste. Bene, dopo 10 giorni non è arrivata al Comune una richiesta. Vabbè, ho detto io, siamo sotto Ferragosto, facciamo una cosa, telefoniamo, sì, adesso vediamo. Arriva un amico e mi dice: Gianni, guarda, è inutile che tu ti spolmoni, non arriverà mai nessuna offerta. E ho detto io, ma scusa, ma perché? Vede che noi i soldi ce li abbiamo messi da parte, quindi se vogliono. No, no, dice, guarda che non arriverà nessuna offerta. Nella buona sostanza, il sistema, e io l'ho detto e lo ripeto in tutti i comizi, perché fino a quando arriverà qualcuno e mi chiederà, sindaco, ma ci vuoi dare l'elenco delle ditte che hai invitato a partecipare a questa gara, affinché noi andiamo a interrogarle, a dire, scusate, ma perché il Comune di Roccolomiera vi ha invitato a fare un'offerta e voi vi siete rifiutati in un periodo di crisi gravissimo? E perché? Perché una ragione c'è, perché dovevamo portarla la spazzatura tutti a Motta Sant'Anastasia, o se volete avremmo potuto portarlo anche alla discarica di Mazzara Sant'Andrea. Mazzara Sant'Andrea ha questa bella caratteristica che funge alternativamente da discarica e da cimitero della mafia, cioè quando la mafia poi si incazza e fa scomparire le persone le seppellisce nella discarica. E questo è stato, non è una mia supposizione, sono gli atti del processo, i pentiti dei processi di mafia che dinanzi al Tribunale di Barcellona mille volte, e hanno trovato tanti resti di mafiosi scomparsi, eppure nessuno ha mosso una virgola su questa questione. Questo è il sistema. Allora, che volete? Se c'è un sistema, avevo dimenticato di dirvi un'altra cosa, che nel vostro comune tutti i sindaci avevamo cercato di portare avanti una grande battaglia, che era quella di fare una discarica pubblica a Santa Teresa. Non è stato possibile. Una discarica pubblica, sapete che significava? Significava che i soldi dei cittadini andavano allo Stato, non andavano ai privati. E io mi fermo qua, non dico chi c'è accanto ai privati, perché non sta a me dire chi c'è accanto ai privati, ma sicuramente potete stare tranquilli che i privati non sono soli a gestire questo affare da 300 milioni di euro. Bene, non siamo riusciti, spingendo, andando mille volte a Palermo, non siamo riusciti ad avere un'autorizzazione per aprire la discarica di Contrada Liguria. E tutti dobbiamo andare a Motta Sant'Anastasia, che poi peraltro chilometricamente è la più vicina. Allora io mi domando, è possibile che i 2 miliardi di debiti che hanno accumulato gli ATO, perché non si sarebbero accumulati i 2 miliardi se avessimo fatto la raccolta differenziata come ci imponevano i contratti di servizio, come ci imponeva l'Unione Europea, come ci imponevano le leggi italiane, non avremmo avuto questo debito, che è la metà esattamente del debito complessivo della regione siciliana. Ma è tanto facile, chi deve pagare? Devono pagare i cittadini. Che io dovrei raddoppiare o triplicare la tariffa della Tarso, come anche il vostro sindaco, i sindaci della Sicilia, per poter pagare questo sfascio, questo fallimento. E no, io non ci sto. Io penso che chi è stato responsabile di questo fallimento debba rispondere lui in prima persona. Ma perché mai devo rispondere io? Perché mai debbono rispondere i miei cittadini? Perché mai debbono rispondere i cittadini di Santa Teresa o di Messina o di Giarre o di Riposta e compagnia Bella?
per delle scelte che non sono state per nulla obbedienti né alla legge né alla legalità. E allora ognuno si assuma le proprie responsabilità. E allora la prima cosa da fare immediatamente all'indomani del 28 di ottobre è quello di ridare la competenza della raccolta e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti ai comuni. E ogni sindaco deve avere la competenza a gestire, come faceva una volta, la raccolta dei rifiuti. E se è capace, se è asino, farà sempre la raccolta indifferenziata. Se è capace, userà e adotterà gli accorgimenti tali da poter portare la raccolta differenziata al 30, 40, al 50%, facendo risparmiare alle casse del proprio comune e alle tasche dei propri concittadini delle somme non indifferenti. È difficile fare una cosa del genere. Io penso che se scardiniamo questo sistema, che non è un sistema di asini, guardate bene appare, ma è un sistema di potere consolidato. Qua c'è da difendere 300 milioni di euro, che sono quelli gli affari delle discariche, e se per difendere 300 milioni si fanno 2 miliardi di danni, ben vengono, non gliene frega niente a nessuno dei patroni del vapore. Ma a me non sta bene una cosa del genere. E credo che il 28 di ottobre, se vogliamo dire no al sistema degli ATO, guardate bene che adesso hanno cambiato nome e sono SRR, se non è zuppa è ban bagnato, è la stessa identica cosa. Quindi la prima cosa del mio programma è quella di riportare il sistema di rifiuti a gestione comunale. La seconda questione è quella dell'acqua. L'acqua deve essere pubblica. A Roccalumera un metro cubo d'acqua costa 60 centesimi. Io non so quanto costi qua a Santa Teresa, ma più o meno siamo là. Sapete quanto costerebbe con la riforma che si accingono a fare a Messina in nome del lato idrico? 2,50 euro. Cioè un metro cubo d'acqua costa quanto un litro di vino di buona qualità o due bottiglie grandi di aranciata da 1,5 litri. Questo è il quadro all'interno del quale ci muoviamo. E perché funziona a questo modo? Perché ovviamente bisogna garantire un sistema parassitario per il quale bisogna assumere ancora migliaia di persone, per il quale bisogna assumere, pensate, la follia. La follia qual è? Che il sistema dovrebbe essere centralizzato, di modo che se si rompe una tubazione a Roccalumera o a Santa Teresa bisogna attaccarsi al telefono, se è sabato o domenica al numero verde, chiamare Roma ti dirà sì, adesso vedremo, e se va bene martedì o mercoledì. Ma voi immaginatevi quello che succede se in un comune, uno dei nostri comuni, si rompe una tubazione principale del paese o anche una tubazione piccola e l'acqua sgorga per strada. Bene, non c'è nessuna possibilità di intervento almeno entro le prime 72 ore. E pensate ai disagi dei cittadini, non solo per la perdita di acqua, ma anche per la mancanza d'acqua all'interno delle abitazioni. E tutto questo perché? Per mantenere un sistema. Voi sapete quanto costa in questo momento, che non ha fatto nulla se non redigere alcune carte, il sistema del lato idrico che abbiamo a Messina? 1,5 milioni l'anno. Sapete quanto prende il direttore generale? 140.000 euro l'anno. E non ha fatto nulla. Pensate un po' quanto prenderà quando dovesse partire a regime questa bella macchina. E allora, perché invece il sistema idrico? L'acqua deve essere pubblica, non la possiamo lasciare in mano ai privati. E la dobbiamo lasciare, la gestione, la dobbiamo lasciare all'interno dei comuni. Perché l'acqua è comunale, l'acqua è sì statale, ma è all'interno dei comuni, è comunale, deve essere gestita dai comuni. Casomai dobbiamo pensare alle grandi opere, quelle che hanno una portata sovracomunale, gli acquedotti, i grandi acquedotti, e questo è un altro discorso, dove ci viene incontro l'Europa. Ma non possiamo permetterci più degli sprechi, non possiamo permetterci più che venga continuata una classe parassitaria che questa sia incompetente, che si è ingrassata. Io sapete come la vedo questa classe politica, è burocratica. Adesso vi dirò qual è la corruzione all'interno della regione siciliana, perché, e io reputo che il 30%, e lo dico qua pubblicamente, di modo che se c'è qualche, e lo dico da sindaco, non lo dico da cittadino, da candidato, lo dico da sindaco, quanti sono stati arrestati deputati e funzionari e dirigenti all'interno della regione per avere chiesto e preteso le mazzette? Perché il sistema funziona così, funziona che se tu vuoi un'autorizzazione, sei puta caso che sei un imprenditore, che ci vedi nel tuo settore e dici vai, io voglio investire in Sicilia, benissimo, voglio investire in Sicilia e vuoi fare un investimento da 20-30 milioni di euro, presenta la domanda con tanta cosa, arriva
passa un mese, due mesi, tre mesi, perché ti chiama qualcuno, dici guardi dottore che però la marca da bollo era stata messa di traverso, non era stata messa dritta, la ripigli e la riporti da capo. Passeranno ancora due, tre mesi, quattro mesi, tu ritorni fiducioso, no ma sa, c'è questa cosa che non funziona, passa un anno e mezzo, dopo che uno o si schifa e se ne va, giusto? Oppure dice scusi dottore quant'è il biglietto che devo pagare? E quello gli dice guarda lei fa un investimento da 10 milioni di euro, da 20 milioni, dia 100 mila euro in contanti in banconota da 50 a 100 euro e vedrà che avrà rilasciato l'autorizzazione. E non è possibile porre rimedio a questo fatto se non a una condizione, che è una condizione semplicissima, quella di dire qualunque, mettere le regole di cui vi parlavo all'inizio, perché quando tu lasci alla discrezionalità del burocrate, del funzionario, è chiaro che quello utilizza, se è disonesto e non puoi fargli l'esame del sangue prima, tu quando assumi qualcuno devi fargli l'esame se è cretino oppure no, ma non c'è una macchina ancora che ha scoperto se è onesto o disonesto, ma se metti delle regole precise e dici la regola principale all'interno della regione siciliana e dei comuni è quella che entro tre mesi tu devi esitare, devi completare la pratica, o sì o no, ma tu entro tre mesi, se no perdi il posto. Vedete un poco come cambierebbe tutto, non ci sarebbero più albi. Cosa può fare il dirigente? Può dire no, e se dice no, quello che ha fatto la richiesta può andare a ricorrere al TAR, al tribunale, a seconda della competenza, e può vedere se ha ragione o meno, e se ha ragione gli verrà riconosciuto. Invece i tempi sono dilatatissimi perché sono funzionali alla corruzione, non sono funzionali a un buon efficientamento della pubblica amministrazione. E allora, e vi domandate voi perché mai in 60 anni e passa dell'autonomia siciliana, vedete che noi siamo un Parlamento, ci riempiamo la bocca che siamo un grande Parlamento, non si è riuscito a fare una leggina, ci si impiegherebbe 5 minuti precisi, a dire chiunque presenti una domanda deve ricevere la risposta entro il termine massimo di 3 mesi. E allora qualcuno dirà, ma sa, non è possibile, perché? Perché ci vogliono, sapete quante autorizzazioni ci vogliono per 24, 25, e c'è il genio civile, c'è la capitaneria, c'è la sovrintendenza, e ci sono le belle arti, tutta una serie di altre questioni. Bene, ma perché? Non si possono sedere tutte attorno a un tavolo? Perché ognuno di questi enti non può distaccare un proprio funzionario a Palermo, dove bisogna esaminare queste domande, e tutti assieme hanno l'obbligo di rispondere esaminando la pratica? Perché è così facile, altrimenti tu esamini la pratica del genio civile, poi va alla sovrintendenza non gli sta bene, torna perché c'era qualcosa che non andava come doveva andare. Invece se ci siete tutti intorno a un tavolo, sapete quanto comporterebbe questo dal punto di vista della crescita del prodotto interno lordo? Il 4% immediatamente, cioè ci sarebbe la possibilità incredibile di fare, e non si fa perché non si vuole. Non si vuole perché un sistema si alimenta attraverso la corruzione. Ora, ovvio, non voglio dire che tutta la regione sia corrotta, ma io stimo che se il 30% della regione, fate conto, se avete il vostro organismo che è ammalato per il 30%, avrete seri problemi di condurre una vita normale. Non vi dico sopravvivenza, ma se avete una malattia seria che ha il 30, che vi rende invalide al 30%, è chiaro che avete delle grandi difficoltà. La stessa cosa per la regione, se non va bene così. E allora, regole certe assolutamente. Un'altra questione che vorrei dire, io come sindaco percepisco 42-45 euro al giorno di indennità, percepisco, è un modo molto, come dire, utopistico e generoso di dire che percepisco, perché noi già per esempio nell'ultimo anno abbiamo rinunziato a 6 mesi dell'indennità per fare fronte, per tappare alcuni buchi. Ma dico, questa è una scelta che abbiamo fatto noi, ma a regime percepirei 44-45 euro. Un pensionato percepisce 600 euro al mese quando va bene, perché ci sono pensionati da 450 euro, ma mettiamo 600 euro al mese. Un deputato regionale percepisce ogni giorno 600 euro, quindi fate l'equazione, pensionato 600 euro al mese, deputato regionale 600 euro al giorno. Ma si è fermata qua? Ma non si è fermata qua. Perché? Telefono. Noi lo paghiamo il telefono, il deputato regionale non paga il telefono. Il pedaggio autostradale, noi lo paghiamo, il deputato regionale non si paga. Gli viene voglia il deputato regionale di acquistare un immobile? Benissimo. E allora acquista l'immobile
va in banca, mi date un mutuo, sì, il mamma regione interviene immediatamente, il deputato regionale, non so in base a quale legge, paga l'1% di interesse, il resto se lo accolla la regione. Andate voi a chiedere alla regione se potete acquistare una casa, un immobile, se si accolla la rimanenza tra l'1 e il 6% di mutuo, di interesse del mutuo che dovete pagare. Io credo che non ve lo farà la regione. E allora io mi domando, in più vi dico 4.000 euro per esempio per i portaborse e in più i 15 milioni di euro l'anno che si spartiscono tutti i gruppi parlamentari, e ma io mi domando, ma esiste nella nostra Costituzione una legge che dice che chi vince il concorso, perché di questo si tratta, che chi vince il concorso per diventare deputato passa nella classe superiore, passa nel paradiso, nell'imperio? Ma invece la Costituzione nostra dice un'altra cosa, che tutti i cittadini siamo uguali dinanzi alla legge e ognuno svolge le proprie funzioni. Il chirurgo svolge il chirurgo, l'avvocato fa l'avvocato, il deputato fa il deputato, l'operaio fa l'operaio. E quindi perché ci deve essere questa enorme disparità, questo classismo all'incontrario, di modo che c'è una classe che è quella degli ottimati, della politica, che non ha più nulla a che vedere con la realtà, ma che volete che gliene frega a uno che piglia 600 euro al giorno dei problemi della famiglia, dei problemi dei precari, dei problemi delle persone che sono a rischio di licenziamento? Non gliene frega proprio niente, perché tanto a lui questa situazione non lo sfiora assolutamente. Eppure vorrei portarvi un piccolo esempio. L'altro giorno è successa una baruffa, guardate che differenza che c'è tra la nostra Sicilia. Qua, se tu sei deputato e non hai una macchina avanti, una macchina dietro, è lampeggiante, eccetera, sei un fallito, non sei nessuno. Mentre invece la cosa bella è come i bambini scemi che vogliono, ma io non lo so, che poi vogliono giocare a tutti i costi, no, questa palla è mia, questo giocattolo è mio. Allora, se non hai l'auto blu, che deputato sei? Se non hai proprio la scorta, ma non sei proprio nulla, non hai, ma proprio sono dei falliti esistenziali. Cioè sono delle persone che non hanno capito un accidente di quella che è la vita normale e chissà da quanti anni si sono allontanati. E allora una delle cose che dobbiamo cercare di fare, anche per il loro bene, è di riportarle sulla terraferma e di dire, sentite una cosa, ritornate nel mondo degli umani. E una delle proposte che farò se verrò eletto è quella che il deputato regionale, sicuramente in Sicilia, non possa prendere più di 6.000 euro al mese, che sono al cambio attuale 200 euro al giorno, che non è cosa da disprezzare assolutamente. Vorrei vedere, ci sono tanti ragazzi qua che mi stanno ascoltando e tanti padri di famiglia, giusto? 200 euro quando va bene li guadagnano in 4 giorni quando hanno un'occupazione, eppure gli garantiremmo uno stipendio di 200 euro al giorno senza alcun beneficio. L'autostrada te la paghi come la pago io, il telefono te lo paghi come me lo pago io e il mutuo della casa lo paghi come lo pago io, agli interessi in cui lo pago io. Ritorniamo nuovamente con i piedi per terra e rimettiamoci tutti, diamo attuazione all'articolo 3 della Costituzione italiana. Ora io, le cose di cui vi sto parlando non sono cose che hanno bisogno di una rivoluzione con i cannoni, hanno bisogno di una rivoluzione semplicissima, del vostro voto, del vostro consenso, perché qua la scelta è chiarissima. Perché noi non siamo riusciti a spendere, sapete quanto ci dà l'Europa di fondi strutturali? 6 miliardi di euro. 6 miliardi di euro ce li ha dati nel 2007 e nel 2013 finisce la dazione, direi io, finisce nel 2013 la erogazione di questi fondi. Sapete quanto abbiamo speso? Il 12% e siamo nell'anno di grazia ottobre 2012. Abbiamo speso 870 milioni. Di questo passo restituiremo almeno 3 miliardi all'Europa. Cioè siamo talmente ricchi, stiamo talmente bene che non abbiamo bisogno, ad esempio, di utilizzare quelle somme per raddoppiare il binario ferroviario Messina-Catania e Catania-Palermo. Se andate da Milano a Roma, viaggiate costantemente su una ferrovia che ha 4 binari e noi siamo fermi al 1890, un binario c'era e un binario c'è. Se passate sull'autostrada Messina-Catania dovete raccomandarvi l'anima a Dio e riuscire ad arrivare sani e salvi a Messina o a Catania per quelle quante buche che ci sono sull'asfalto. E questa è perché non siamo riusciti a spendere? Per l'incapacità, per l'incompetenza di gente che è messa là. Pensate, per tornare un momento ai rifiuti, sapete chi era il direttore generale
delle acque e dei rifiuti a Palermo per 2 o 3 anni? Il ragioniere generale della regione. Cioè, io ancora non riesco a capire, dopo 3 anni, che cosa ci facesse il ragioniere generale della regione a capo di una branca specialistica, perché per trattare i rifiuti, per trattare l'acqua, bisogna essere specialisti. È come se Gianni Miazzi fosse stato nominato dalla sera alla mattina direttore generale della clinica cardiochirurgica. Ebbene, va là e che cosa fa? Non riuscirei a fare nulla, perché non saprei. E infatti questo ha fatto un danno da 300 milioni. E so qual era la sua grande dote: era un fedelissimo del Presidente Lombardo. Tutto qua. E se voi vedete tutte le direzioni generali, sono tutte costellate da gente fedelissima e inefficientissima, che non è riuscita a spendere oltre il 12% dei fondi strutturali. Avevamo pensato, avevo invitato Crocetta qualche anno fa, quando ero, vi dicevo, Presidente della Regione, perché volevamo portare avanti il patto dei sindaci. Chi è questo patto dei sindaci? Semplice: l'Unione Europea ci mette a disposizione 5 miliardi e 700 milioni di euro, 5 miliardi e 700 milioni, dicendo: sentite, ma Regione, fate una cosa, tutti gli edifici pubblici, tutti, quindi le scuole, i municipi, i depuratori, i macelli, tutto quello che è pubblico, ricopritelo con le energie alternative. Io vi do i soldi, vi do i finanziamenti, 5 miliardi e 700 milioni, e voi così cosa fate? Abbattete la bolletta energetica, di modo che non siete più in condizione di pagare, obbligati a pagare, per esempio il mio comune, io pago 200.000 euro l'anno di luce, di energia elettrica. Se riuscisse ad avere l'infrastrutturazione, vi assicuro che potrei pagare 80.000 euro. I 120.000 euro che risparmio li potrei destinare ai bambini, alla refezione scolastica, li potrei destinare ad acquistare un pulmino, all'assistenza agli anziani, a tutta una serie di questioni. E i soldi ce li dà l'Europa. Non siamo riusciti, e con questa nostra idiozia imperiale, perché noi siamo il grande Parlamento, siamo il Parlamento più antico d'Europa, li stiamo piano piano respingendo. Stiamo dicendo all'Europa: non ci interessa, perché abbiamo necessità di bruciare milioni e milioni di tonnellate di petrolio attossicandoci e inquinando l'ambiente. E la stessa cosa, ieri o avantieri parlavo con un imprenditore: guardate le cose demenziali che avvengono in Sicilia. È bene che voi le sappiate queste cose. Quando è stata varata l'autonomia della regione siciliana, è successo che si sono scritti dei patti, giusto? Tu, regione, hai una grande autonomia, ma fino a un certo punto. Ma poi il conquibus, cioè i soldi, come ce li dividiamo? Perché poi tutta la questione era relativa alla divisione dei soldi che poi sono rappresentati dalle imposte, dalle tasse. E allora è scritto chiarissimo che tutte le accise, parliamo delle accise, le accise sapete cosa sono? C'è un litro di benzina, se non ci fossero i soldi che vanno allo Stato, costerebbe 60 centesimi, invece costa 1,80 euro un litro di benzina, perché l'euro e 20 è quello che va nelle casse dello Stato. Tutto ciò che viene raffinato in Italia e in Sicilia in particolare, le accise vanno allo Stato. E avete visto quello che è successo alla nostra Sicilia, come si è ridotta Milazzo, come si è ridotta Melilli, come è Augusta, Gela, tutta una serie di... E nessuno dice una cosa gravissima: quanti bambini nascono morti, malformati, quante, lo dicono le statistiche impietose, che i morti per cancro in quelle aree sono il triplo dei morti per cancro in aree normali, non inquinate. Eppure non gliene frega proprio niente a nessuno, perché comunque il peso delle multinazionali è talmente forte da mettere a tacere qualunque protesta. Bene, c'è un comma in questo patto e la tavola D degli allegati che compongono proprio lo statuto della Regione Siciliana, che dice che invece le accise che provengono dei prodotti petroliferi, che provengono dai paesi terzi, vengono percepite dalla Regione Siciliana. In Sicilia c'è una società, ma se ne potrebbero essere 5, 6, 8, 10, anche le potrebbe fare la Regione stessa, che potrebbe importare, come importava una volta, il petrolio, anzi la benzina, il gasolio raffinato che viene dagli altri paesi. Basta che non siano paesi italiani. Le accise, cioè le tasse che andrebbero allo Stato, in quel caso andrebbero alla Regione Siciliana. Abbiamo fatto il conto che se uscissero 100 autobotti da uno qualsiasi di questi luoghi, la Regione Siciliana incasserebbe di accise semplicemente 2 milioni al giorno. Fate per 300 giorni l'anno, 600 milioni. Bene,
siamo talmente ricchi da rinunziare a una cosa del genere e da fare morire ancora i bambini, le persone di cancro a Milazzo. Pensate voi quello che sarebbe Milazzo se non ci fosse la raffineria. E non venite a dirmi che questi grandi garantisti pelosi che dicono ma cosa faremmo noi delle 2000 persone che lavorano a Milazzo? Le reimpiegheremmo con maggiore profitto. Per l'intanto, per smantellare Milazzo ci occorrerebbero 10 anni, quindi queste persone potrebbero lavorare. Immaginate voi cosa diventerebbe Milazzo, cosa diventerebbe Siracusa, cosa diventerebbe Gela se non ci fossero questi fattori inquinanti e potessimo convertirli bene al turismo. Perché ci sciacquiamo la bocca sempre, diciamo, questo turismo, questo grande turismo, che la Sicilia è la terra più bella. Certo che è la terra più bella. Voi sapete che abbiamo noi quasi il 10% di tutto ciò che di bello c'è al mondo. L'Italia è la nazione più ricca di risorse storiche, archeologiche. Non pensate solo al Colosseo, ma pensate a Segesta, pensate al Teatro Greco, pensate alle migliaia e migliaia di cose. Pensate a quello che abbiamo in Sicilia: abbiamo i Fenici, i Punici, gli Arabi, i Romani, i Cartaginesi, ma poi abbiamo anche gli Spagnoli, i Dangiò. Abbiamo di tutto, abbiamo di tutto. E tutte queste civiltà hanno lasciato delle cose pregevolissime, di modo che la Sicilia è pienissima. Vi ripeto, Roccolomere, che è un paese anonimo da questo punto di vista, ha una torre saracena dell'anno 1000 e se ce l'avessero, che so, in un'altra nazione, credo che attorno a questa torre farebbero delle meraviglie. Bene, perché non si viene in Sicilia? Sapete quanta gente viene in Sicilia? Viene lo scarso 1% del flusso generale dei turisti che vengono in Italia. E dice, ma perché? Perché ovviamente... Per prendere l'aereo, per prendere la nave, per prendere il treno, tu paghi un accidente, un salasso, cioè vai a pagare che cosa? Vai a pagare esattamente 300 euro. Allora perché non puoi destinare 200 milioni di euro, 200 milioni, 300 milioni dei fondi strutturali a dire io do un concorso, un contributo a tutti coloro, alla condizione che tu venga a soggiornare 7 giorni in Sicilia e quindi mi porti la prenotazione alberghiera e quindi vai in albergo, io ti faccio pagare andata e ritorno 100 euro. Se vuoi venire con la nave e vuoi portare la macchina, paghi 100 euro da Genova, da Civita Vecchia, da dove vuoi per venire in Sicilia. Pensate quanta gente verrebbe in Sicilia. Come lavorerebbero? Lavorerebbero gli alberghi, lavorerebbero i ristoranti, lavorerebbero tutti e tutto l'indotto, tutti quelli che lavorano all'interno di queste strutture. Ma noi pensiamo davvero che possiamo impunemente licenziare? La gente dice, certo, chi lo dice? Chi piglia 600 euro al giorno di stipendio? Abbiamo noi 30.000 forestali, licenziamoli. Abbiamo 30.000 precari, licenziamoli. Meglio allora che facciamo? Li mettiamo nel forno, dove li dovete mettere? Ma voi sapete che cosa significa 30.000 persone? Sono 30.000 storie, 30.000 persone che hanno famiglie, hanno figli, che dai quei 700 euro al mese che ricavano poco meno, poco più di una giornata di stipendio di un parlamentare, magari si sono sposati con un altro LSU e hanno messo su famiglia, con tanti stenti, tanti sacrifici, hanno fatto figli, li mandano a scuola, giusto? Aboliamoli, mandiamoli via, perché appesantiscono il bilancio della regione siciliana. Ma perché non facciamo all'incontrario? Perché invece di prenderti 20.000 euro al mese te ne pigli 6.000 e cominciamo a risparmiare? Perché invece dei 15 milioni di euro e cominciamo a risparmiare centinaia di milioni di euro? E perché non possiamo invertire la tendenza e cercare di fare una cosa? La scuola, perché non deve essere uguale per tutti e non deve essere il tempo pieno? Quando si parla esattamente di questi insegnanti precari che non hanno sbocco. E perché non hanno sbocco? Perché non si vuole avere sbocco. Perché se facciamo il tempo pieno, almeno per la scuola primaria, e diamo quanti posti, sapete quante migliaia di posti di lavoro vengono persi, quante cattedre vengono perse a seguito della riforma che sta facendo il governo nazionale? Circa 3.000 in Sicilia, cioè 3.000 insegnanti che fino a ieri insegnavano e traevano lo stipendio, se ne devono andare a casa, perché così ha deciso il nostro governo nazionale in questa grande spending review, che è la rivisitazione della spesa. E perché mai? E perché devo andare a casa io? Perché devono andare a casa 2-3.000 persone e perché devono andare a 30.000 precari per quadrare i conti? E io vorrei dire a Monti, e sono d'accordo qua con Renzi, che dice una cosa: Monti è stato un pompiere, ha domato il fuoco, non abbiamo più bisogno del pompiere, abbiamo bisogno degli architetti, abbiamo bisogno di gente che ha coraggio, che vuole in qualche modo immaginare che un'Italia e una Sicilia
non vadano in direzione dell'avvizzimento, ma vadano in direzione dello sviluppo. E quindi ci deve essere gente coraggiosa, non ci può essere ragioniere. Io Monti lo ringrazio di quello che ha fatto, gli faremo, se vuole, in vita una statua, gliela metteremo al Gianicolo, ma Monti ha fatto il suo tempo, a mio modo di vedere. C'è necessità che ci siano degli uomini e delle donne di grande qualità, di grande coraggio, di grande temperamento, che si intestino una battaglia, a Roma come in Sicilia. E badate bene, se non riusciamo a invertire l'ordine delle cose, perché in questo momento sapete che cosa c'è, la cosa assurda che è sotto gli occhi di tutti e che per prima la stampa non ci dice: al centro dell'universo non c'è più l'uomo, c'è, se volete, io lo voglio simboleggiare, il lingotto d'oro, c'è l'euro, c'è lo yen, c'è il dollaro. E di fronte a questa, all'euro, allo yen, al dollaro, non gliene frega proprio niente, licenziamo 10.000, 100.000 persone purché i conti quadrano. Non me ne importa nulla dei conti che quadrano, a me importa che la gente, la vita è una, non ho una vita di riserva, per cui questa vita la butto perché così hai voluto per sanare i conti e mi rifarò nella prossima vita. La mia vita, la vita di ognuno di noi è unica e la voglio vivere ora, la voglio vivere con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli. E io anche come padre sono incazzato, quei due figli precari che sono in giro per l'Italia e percepiscono 700 euro al mese, quando li percepiscono. E che quanti ce ne sono, centinaia di migliaia di ragazzi di questo genere? Ragazzi che sono andati via, sono dovuti emigrare, sono dovuti andare all'estero. E per quale motivo? Per mantenere una classe parassitaria. Una classe parassitaria. Io, insieme alla mia giunta, guardate... Oh, aspettate che questo qua mi sfratta, altrimenti finisco subito. Io ho fatto una cosa, semplicissima. Vi racconto un episodio che è così banale che non meriterebbe nemmeno di essere raccontato, ma ve lo racconto in fretta. Si era guastata la macchina del comune e quindi eravamo andati a Palermo 6-7 volte e ci hanno andato con la macchina dell'assessore. Ora il mio assessore non è, lui è ricco di suo, però insomma tutto sommato è a reddito fisso. E quindi mi sono premurato, quando siamo tornati dopo la quinta e la sesta volta, di dire al ragioniere del comune: guarda che vedi di rimborsare, non abbiamo mai portato noi un pranzo, una cena, un pernottamento, non abbiamo portato nulla, però mi sembrava giusto, eravamo andati a Palermo più volte con la macchina dell'assessore, almeno il costo della benzina. E allora mi ha detto il ragioniere, dice: guardi che però che lei mi ha detto che si è andato 8 volte, ma il suo assessore, l'assessore, ha portato 4 rimborsi, cioè ogni 2 volte un rimborso. Ho detto io: ma perché mai ha fatto una cosa del genere? Perché poi gliel'ho chiesto a Francesco per quale motivo, e lui mi diceva: guarda che il rimborso che mi toccava era il doppio delle spese che affrontavo, cioè il doppio della... Perché? Perché c'è una legge, pensate quanti centinaia di milioni si risparmierebbero, la legge che dice che se tu vai con la tua macchina hai diritto al rimborso a 1/5 del costo della benzina, cioè è come se la tua macchina facesse 5 km al litro. Ora io non conosco nessuna macchina che faccia meno di 10 km, 10, 12, 15, alcune ne fanno. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una cosa semplicissima. Abbiamo fatto una delibera di giunta e abbiamo detto: chiunque da oggi in poi, amministratore, quando andrà a Palermo, vada con la propria macchina, non c'è bisogno che vada con la macchina del comune, gli verrà rimborsato 1/10 del costo del benzina. Malauguratamente avevo cercato di esportarla questa cosa quando ero presidente dell'Unione dei Comuni, all'Unione dei Comuni. Non vi dico come è andata a finire, sicuramente non è stata recepita da tutti i miei colleghi che l'hanno vista come una bestemmia in chiesa, ma potesse pure che sbaglio io su queste cose. E dunque dobbiamo partire dalle piccole cose, non c'è bisogno, guardate, diffidate della gente che vi parla di morale, io per mia Costituzione, quando trovo delle persone che parlano di morale, che parlano di paroloni così grandi, io mi guardo il portafoglio perché sto attento che quello sicuramente prima o poi ti mette le mani in tasca e ti prende il portafoglio. Dobbiamo ritornare a regole semplici, intellegibili, che chiunque, il cittadino più modesto, possa comprendere e possa andare a battere il pugno sul tavolo a dire: no, questo mi tocca, tu non puoi truccare le carte in tavola e dire che forse mi tocca, forse non mi tocca, eccetera eccetera. Allora, se queste cose noi riusciamo a fare, io penso che avremo avviato una grande rivoluzione. Quella che Rosario Crocetta vuole fare è la rivoluzione della normalità, di riportarci tutti sullo stesso livello, tutti con i piedi per terra, di avere una condizione
in cui l'ultimo non debba percepire 100 volte meno del primo, in cui non ci siano gli sprechi assurdi di gente che prende 500.000 euro l'anno di pensione, che prende 500.000, 400.000 euro l'anno di indennità, di burocrati che vivono nel lusso più sfrenato. Ma non è possibile, perché no, i nostri padri costituzionali non avevano immaginato una cosa del genere. Io capisco che un grande burocrata possa prendere 4-5 volte in più di un impiegato normale, ma non 30 volte in più, non 40 volte in più. Eppure l'abbiamo assunto come normalità una cosa del genere, che possa avere, possa camminare con la macchina di 120.000 euro, che possa tenere un tenore di vita assolutamente sfrenato rispetto a noi. Vedete come è organizzata la società in questo momento? La società è organizzata in modo tale, scientifico, da non fare morire quelli a reddito fisso di fame, ma di farli arrivare proprio con la lingua di fuori all'ultimo giorno del mese. Quando arrivano all'ultimo giorno del mese restano senza soldi e si ricomincia da capo. Spendono tutto e ricominciano da capo, quindi in una situazione di semischiavitù. E perché non possiamo recuperare la nostra libertà? E la nostra libertà la possiamo recuperare se possiamo recuperare anche la possibilità che il lavoro non sia solo per una persona a famiglia, ma che sia per tante persone a famiglia, che i giovani non vengano illusi come sempre, giusto, con questi lavori socialmente utili che non hanno portato nulla se non un appesantimento della loro posizione e delle posizioni economiche del comune, ma creare posti di lavoro. Io, e ho finito per davvero, la formazione professionale. Ma voi sapete quanto si spende di formazione professionale in Sicilia? Circa 200 milioni di euro. Cioè, tutti questi centri di formazione, ne abbiamo vicini, ne abbiamo lontani, ci sono centri che hanno 300-400 dipendenti, ai quali va la mia solidarietà, badate bene, i dipendenti sono sfruttati, quelli dei centri di formazione professionale. Ma avete visto voi mai un ragazzo che è andato a un centro di formazione professionale? Abbiamo decine di migliaia di parrucchieri, di sciampisti, di disegnatori, eccetera, eccetera. Nessuno che abbia trovato un posto in qualche ditta, in qualche impresa. Ma perché? Ma perché è semplicissimo. Se tu non ascolti esattamente quello che viene dal mondo delle imprese, se il mondo dell'imprenditoria siciliana ha bisogno di 1.000 falegnami, di 1.000 elettricisti, di 1.000 tubisti, di 1.000 operatori ecologici, e tu gli fai gli sciampisti, gli fai i disegnatori, è chiaro che la domanda e l'offerta non si incrociano, non si incontrano. Quanto bello sarebbe invece una cosa, avere, stabilire un tavolo in cui le imprese rappresentano quali sono le loro esigenze, la formazione lo fa e poi dai la possibilità alle imprese di assumere, dicendo tu come governo regionale, per 3 anni non ti faccio pagare i contributi. Quanti ragazzi si avvierebbero immediatamente al lavoro? Perché ovviamente un datore di lavoro che potesse non pagare i contributi per 3 anni, per 4 anni, è chiaro che si incoraggerebbe e farebbe lavorare delle persone. E che cos'è una cosa? Bisogna avere i mitra per fare, o i cannoni per fare una cosa del genere, o bisogna avere solo una buona volontà, che è la buona volontà delle persone semplici, delle persone però che hanno cuore, delle persone, io ho 63 anni, ma ho cuore per spendermi per la nostra Sicilia. Crocetta ha un anno meno di me e ha cuore pure lui per spendersi, e non è vero che la Sicilia è fatta solamente di corrotti, è fatta della mafia, è fatta di fatti opachi, ma è fatta anche di gente di grandissima qualità, è fatta di gente come Sciascia, è fatta di gente come Maiorana, è fatta di grandi scienziati, di grandi chirurghi, di grandi pittori, di grandi letterati, che hanno onorato l'Italia nel mondo e la stessa Sicilia. E non siamo capaci, guardandoci indietro e guardando avanti, e abbiamo, credete a me, abbiamo una classe di ragazzi, una generazione di ragazzi, quelli dai 25 ai 40 anni, che sono una risorsa straordinaria e che non possiamo lasciare parcheggiare, perché hanno ragione loro quando dicono ci avete rubato il futuro. E allora io mi voglio spendere a questa età, e assieme a me tutti quelli che concorrono a questa grande battaglia, affinché possiamo vivere in una società più equa e in una Sicilia che finalmente si possa riscattare parlando il linguaggio della normalità, non parlando il linguaggio reboante delle grandi rivoluzioni che si promettono e si fanno. Noi non abbiamo la bacchetta magica da promettere, ma abbiamo e diciamo che se andiamo
alla regione siciliana e Crocetta diventerà presidente, i rifiuti verranno a base comunale, l'acqua verrà pubblica, i fondi strutturali verranno spesi, il patto dei sindaci verrà realizzato, un deputato prenderà 6.000 euro al mese, le regole entro 3 mesi bisognerà fare. E che cos'è questo? Bisognerà esitare qualunque pratica. E cos'è questo se non vivere la vita normale? Ecco, io voglio finire con una frase molto bella di un grande cantante, Lucio Dalla, che è scomparso da qualche anno e che diceva una cosa: ma guarda che la cosa eccezionale è quella di vivere normale. Ed io nella eccezionalità voglio tornare a vivere normale, voglio tornare a vivere una vita in cui mi incontro con i miei amici, con le... e in cui posso dare ai miei figli, ai figli degli altri, anche la speranza di un futuro. Io ho 35 anni, quando mi sono preso per mano con Anna, avevamo la certezza di una cosa, che il mondo l'avremmo preso a morsi, l'avremmo preso a morsi e avremmo vinto nel mondo. Ma io non riesco ad avere e a dare la stessa certezza ai miei figli, i quali mi dicono: papà, ma i tempi tuoi erano questi. E nel momento in cui io mi sposo, io dico, vi narro un fatto mio personale, che io sono giunto a un'età in cui vorrei diventare nonno, e dico a mia figlia: ma perché non ti sposi? Che hai? E mia figlia mi dice: papà, tu mantieni me, e che cosa succederebbe? Manterrebbesti me e mia figlia e mio marito, perché non ho posto, perché tutto quello che riesce a regimare sono 500 euro al mese. E questo, e mia figlia ha un grado di istruzione il 40% superiore a quello mio, come tutti i figli degli altri, perché questa è una generazione che è andata molto avanti rispetto agli altri. E questo è il risultato di una generazione che non ha saputo garantire un futuro ai propri figli, a tutti i figli. Allora io penso che ci sia la possibilità invece di rompere, tornando alla normalità. Ecco perché voglio concludere innanzitutto esortandovi ad andare a votare. Non, se conoscete degli amici, chiunque, certo, se votate Gianni Mia, se fate una cosa molto gradita insieme a Crocetta, ma andate a votare, perché se non andate a votare, sicuramente quelli, i padroni del vapore, che comunque hanno visto assottigliarsi di molto i loro consensi, però sempre un nucleo duro lo mantengono, che è il nucleo dei loro clienti, di coloro che hanno sistemato parassitariamente, li porteranno a votare. E se non andiamo a votare pure noi in massa, non riusciremo a sconfiggere questa classe politica che è fallita perché ha perso il contatto con la realtà. Ecco, recuperiamo il senso della speranza, recuperiamo il senso della normalità e avviamoci serenamente al 28 di ottobre. Io vorrei che ci prendessimo tutti per mano e dicessimo: questa è la nostra Sicilia, e questo sforzo ulteriore, in mezzo a tante perplessità, a tanto scetticismo, mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono i più scettici, i più malinconici in questo momento. Avete l'obbligo di sperare, avete l'obbligo di pensare e direi io anche avete l'obbligo di incazzarvi più spesso, di venirci a battere i pugni sul tavolo, di venirci a dire bene dovete andare, perché reclamiamo noi. E vedete che non ha tanto torto Renzi. Lui lo dice in maniera un po' brutale e sciocca, perché in realtà non è che si misura la rottamazione dalla carta d'identità, ma è anche pur vero che uno non può fare verme facendo sempre la politica. Io fra 7 mesi me ne andrò serenamente da sindaco di Roccolomera, pensando di avere fatto 2 mandati e dedicando tutto me stesso al mio paese. Ma sicuramente sarei d'impaccio se volessi stoltamente tornare o se volessi stoltamente restare, magari con l'incarico presidente del consiglio, vice sindaco, quello che sia. Ma hai fatto, basta, lascia adesso che siano gli altri a sperimentare se stesso, le proprie capacità, e mettete da parte. Se sei capace, cerca di fare altro, se no vattene in pensione. Buonanotte, lo dico io ogni mattina a me stesso, perché non possiamo dirlo a tutta questa classe politica che ci ha regalato questo futuro dal quale dobbiamo uscire e per il quale abbiamo una sola parola di speranza: mettiamo una croce sul passato e una crocetta sul futuro. Grazie.